Ragazzi, siamo in America e alcune persone mi hanno chiesto di fare un video in giro e sono appena arrivato alla mia scuola. Stiamo per andare al campus, quindi vediamo un po' in fondo una strada tipica americana con gli alberi e le macchine. E quindi andiamo avanti. C'è di qua è dove salgo e poi vedremo l'università. E quindi intanto un'altra persona mi ha chiesto di fare una spiegazione degli stereotipi che abbiamo qua in America sugli italiani. E ce l'abbiamo, quindi adesso li condivido con voi. E quindi il primo è che quando un americano pensa all'Italia, pensa a tipo un paradiso, perché sogniamo sempre di una vacanza in Italia, perché non so perché secondo noi è un paese bellissimo esteticamente, e non lo so, cioè pensiamo proprio che è un bel posto da vacanzare, da fare vacanze. E quindi sì, è la prima cosa è buona allora. Quindi adesso stiamo salendo ancora. Entro la fine di questo video non avrò più, non potrò più respirare. Ma quindi sì, per cominciamo, siamo contenti, un paradiso. E allora il secondo stereotipo è il vino. Cioè, ad esempio, mia mamma mi ha chiesto se quando sono andato in Italia l'unica cosa che ho bevuto forse il vino, e ho detto di no. Quindi un americano pensa che l'Italia è un paese bellissimo con tanto vino. Ok, siamo saliti da lì in fondo e ci sono più alberi. E visto che cammino qua ogni giorno, una volta qua, non so se lo vedete, però ho scritto forza perché passo qui ogni giorno e ho bisogno di coraggio per fare una giornata di scuola, quindi ho scritto forza. Ogni volta che lo passo mi dico forza. E quindi adesso saliamo ancora. Forse vi farò vedere il campus quando arriviamo. Ma allora, un terzo stereotipo è, non lo so, non ho idee, ma volevo fare questo video perché per il giro questa casa, quello grande, questo qui, quelle case si chiamano frat houses perché non so se ne siete consapevoli, però ci sono frats che sono gruppi di maschi che vivono insieme e quindi vivono in queste case fighe e grandi. Allora, stiamo arrivando. Aspetta. Ragazzi americani, maledetti. Ok, mo stiamo arrivando ad una parte bella e vedrete in fondo che c'è bel campus. Quindi sì, ancora sto camminando alla mia aula perché
Ho quattro corsi oggi e quindi cammino un sacco. C'è un'altra casa qui, quindi ovviamente tutta l'America non è così, però siamo in una città bella. La mia città si chiama Lawrence, Lawrence. Quindi se volete cercarlo. Ok, stiamo arrivando ancora, siamo quasi al campus. Mi sento un po' strano con questo telefono in mano che registra dove vado, però chi se ne. Ok, siamo qua. Quindi adesso mi giro. Questo è il primo posto del campus, questo edificio grande che vedete, ho alcuni corsi lì dentro. Poi c'è questa qua, questo che è grande pure, è tranquilla, tranquilli, siamo, cioè continuiamo, spero che guardate ancora. Ancora. E scusa per l'italiano oggi, non ci sto pensando bene, ma ok, quindi questo edificio è dove faccio tanti corsi. Poi c'è questo qui, questo grande, che vedremo tra un attimo. Quindi come state? Ok, a posto. Ah sì, devo fare stereotipi ancora. I gesti sono famosi, tante persone sanno dei vostri gesti, quindi sappilo. Allora, questo è la fronte di quel edificio, e poi se giriamo ancora c'è un terzo edificio che non abbiamo visto. Quando ho fatto il video su pensieri profondi e su i gesti, l'ho fatto qui, di fronte a quell'albero, cioè uno di questi alberi. Ok, e adesso stiamo passando Watson Library. Vi ricordate i miei fan migliori? Lo conoscono. È lì. Quindi adesso siamo proprio al campus e sono fortunato ad essere uno studente qui perché è un campus bello. È probabile che la camera, la videocamera si muove troppo, però chi se ne. Quindi ok, questa strada qua di fronte è la strada principale del campus. Come vedete è un posto bello, e se continuate a guardare altri 2 minuti vedremo tutto quanto perché siamo alla metà del campus praticamente. C'è ancora tanti edifici qui di fronte. La qualità di sto video non sarà buona, quindi mi dispiace, però chi se ne. Ok, quindi qua, aspetta, qua c'è un altro edificio. Ecco, arriva un autobus, quindi adesso smetto di farvi vedere me e vediamo il campus. Quindi sì, sta andando bene, mi sa. Scusa che non so che dire, questo video dura un sacco, perché
è un viaggio praticamente per arrivare a quest'aula. Ma ci siamo, ok. Quindi adesso siamo proprio nel centro del campus e vi faccio vedere adesso. Quindi sì, questo è tipo l'edificio più grande, mi sa. Ormai avete smesso di guardare, quindi se guardi ancora ti amo. Ma sì, quindi smettiamo un ultimo giro, poi smettiamo. Quindi spero che vi piaccia. Un posto bello, davvero. Adesso finiamo. Ciao ragazzi.